Prosegue la messa in onda dei filmati storici su crpiemonte.tv, provenienti dall'archivio storico dell'Istituto Luce, con Itinerari piemontesi, dove nasce il Po. Documentario del 1961 realizzato in occasione del centenario dell'Unità d'Italia, curato da Carlo Casalegno con la regia di Vladio Rengo. Circa 20 minuti di un viaggio lungo il fiume per antiche città e paesaggi carichi di storia e tradizioni. Prendete una carta geografica, segnate un punto minuscolo, Pian del Re, sui fianchi del Monviso. Non c'è nulla qui, tranne una polla d'acqua minuscola come il puntino che sta sulla vostra carta geografica. Qui nasce il più grande fiume che abbia l'Italia. Giunto in pianura, il Po serpeggia fra i campi, un'ansa dopo l'altra. Compaiono le prime draghe dei sabbiatori. Il fiume non si accontenta più dei pescatori solitari. Vuole ora il lavoro dell'uomo. Sono uomini particolari questi. Parlano poco, si muovono con gesti lenti e misurati, come di chi sia avvezzo a sgobbare molto, sotto il sole o nella nebbia, e a non avere altri compagni che l'acqua pigra del fiume. Un profilo di case di fabbriche emerge dall'acqua, complicato e contorto. Il fiume entra in città, proseguendo la sua strada lungo la collina. La città è ormai a portata di mano, e la città, questa come ogni altra, contiene di tutto.